Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune, e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento della Scrittura e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze. L'unica cosa che la Chiesa Cattolica desidera e che io ricerco come Vescovo di Roma, la Chiesa che presiede nella carità, è la comunione con le Chiese ortodosse. Con queste forti parole, pronunciate al termine della Divina Liturgia celebrata dal Patriarca Ecumenico Bartolomeo I a Istanbul, Papa Francesco ha voluto compiere un nuovo passo nel cammino verso l'unità tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse. Nel giorno della festa di Sant'Andrea Apostolo, primo dei chiamati da Gesù, fratello di San Pietro e fondatore della Chiesa di Costantinopoli, il Papa ha recitato il Padre Nostro in latino durante la Divina Liturgia e nel suo discorso ha ricordato il decreto conciliare Unitatis Redintegratio, promulgato proprio 50 anni fa. In quel documento la Chiesa Cattolica riconosce che le Chiese Ortodosse hanno veri sacramenti e soprattutto il sacerdozio e l'Eucaristia e l'importanza di conservare e sostenere il loro ricchissimo patrimonio non solo per quello che riguarda le tradizioni liturgiche e spirituali ma anche le discipline canoniche che regolano la vita di tali Chiese. Papa Francesco ha poi sottolineato che questi incontri tra persone, questi scambi di abbracci, di pace, sono dimensioni essenziali del cammino verso la piena comunione e precedono e accompagnano il dialogo teologico. Prima di lui, Bartolomeo I, nel suo discorso, aveva chiamato Francesco araldo dell'amore, della pace e della riconciliazione, capace di offrire ai fratelli ortodossi la speranza che l'avvicinamento tra le due chiese continuerà, riconoscendo nel corpo della Chiesa un primato di amore, di onore e servizio nel quadro della sinodalità. Quindi il Patriarca aveva ricordato che l'unità tra i cristiani si attua purtroppo in alcune regioni attraverso il martirio. Alla conclusione della liturgia, Bartolomeo e Francesco si sono affacciati dal balcone del Palazzo Patriarcale impartendo la benedizione e abbracciandosi. Quindi hanno raggiunto la Sala del Trono per la lettura e la firma della dichiarazione congiunta. Nel testo si sottolinea che esiste anche un ecumenismo della sofferenza, ma la situazione dei cristiani e di chi soffre in Medio Oriente, oltre alla preghiera, richiede una risposta appropriata da parte della comunità internazionale. Resta fondamentale la prosecuzione del dialogo teologico promosso dalla Commissione Mista Internazionale, istituita esattamente 35 anni fa, e la promozione di un dialogo costruttivo con l'Islam.